Non voglio dire che sono fiducioso o meno, perché come posso esserlo non conoscendo il nome del candidato, diciamo, più forte del centrodestra, ma fiducioso o meno, stando avanti, abbiamo avuto, dopo l'annuncio del ritardo delle elezioni, segnalo che l'Italia è l'unico paese in cui non si va a votare, e vabbè, mi sembra una cosa voluta più dai partiti che non della situazione, perché si va a votare ovunque. E quindi certamente non è stata per me una cosa positiva, ma poi te ne fai una ragione, ci siamo fermati qualche settimana, adesso stiamo ripartendo con intensità e ripeto, penso che nel weekend dopo Pasqua presentiamo voti, in quello dopo la mia lista.